L'idea è venuta a coloro che me l'hanno regalato, alla cooperativa Nido d'Argento, di illuminare la scalinata. Io ho colto la palla al balzo perché Partenico ha bisogno di bellezza da contemplare, perché penso che dalla contemplazione della bellezza, dal cuore, possiamo arrivare alla realtà, cioè una realtà dove ognuno di noi è chiamato a cambiare, a rinnovare la città, a togliere l'immondizia, le erbacce. Faccio l'appello a tutta la cittadinanza. Puliamo ognuno la nostra strada, il nostro spazio, evitiamo di buttare sacche di immondizia lungo le strade, cerchiamo veramente di amare la bellezza. La scalinata illuminata, la bellezza del santuario deve spingere i partenicesi a vivere la bellezza e a viverla col cuore. Io stesso sono rimasto meravigliato, c'era il vicario generale, il presidente del GAL Pietro Puccio, che io ringrazio per lo spettacolo, uno spettacolo di alto livello culturale, cioè veramente ben fatto, ma quanta gente, da Alcamo, Castellammare, Balestrade, Trappeto e da tutti i paesi vicini. Li saluto affettuosamente e li ringrazio per aver gremito così, diciamo, con tanta bellezza, il sacrato del santuario. Tanto bisogna restaurare il santuario, i tetti, renderlo più stabile. Volevo dire che abbiamo dei locali lì dove i gruppi possono organizzare degli incontri e poi recuperare le acque. Lì tutta l'acqua se ne va al fiume, ma ci sono sorgenti di acqua, la fontana continua nello spiazzale, per cui mi è venuta questa idea della cascata che scende dalla croce e arriva giù, ma il recupero delle acque è una politica delle acque importante da fare nel nostro territorio. Perché già siamo intervenuti dal punto di vista della tutela, la salvaguardia, la valorizzazione dei beni architettonici, storici importanti. Basta ricordare ai ponti di Madonna del Ponte di epoca romana e al rifacimento dei muretti a secco che costeggiano tutto il sentiero che arriva al ponte. Questa sera c'è stato un patrocinio gratuito del GAL per quanto riguarda questa iniziativa che merita la presenza e il patrocinio del GAL. Io credo che bisogna cominciare a pensare in sinergia con Monsignor Salvatore Salvia della Matrice, con la deputazione intera guidata da Giovanni Viola e il GAL cominciare a pensare a un grosso progetto per l'anno prossimo, che faccia accendere le luci, i riflettori su questo posto magnifico, stupendo, che deve essere sempre più valorizzato, in occasione di due avvenimenti molto importanti. L'anno prossimo sarà il 2018, Palermo è la capitale italiana della cultura, e l'anno prossimo è stato dichiarato dalla Comunità Europea, dalla Commissione Europea, anche l'anno della tutela del patrimonio architettonico, paesaggistico dell'intera comunità. Ebbene, dobbiamo cercare di coniugare questi due grandi avvenimenti per poter fare avere un ruolo importante di attrazione anche al santuario. Già di per sé è un posto molto, molto bello, significativo. Se ci riusciamo, da questo può partire davvero una grande idea di sviluppo per l'intero territorio.